Bless. Nome: Ambrogio Barzago. Youssef. Età: 13 anni nel 1959. 13 anni nel 2016. Professione: studente alle scuole di Salesiani e sono nella seconda B. Studente alla scuola Medea Einaudi e sono in classe seconda B. Da dove vieni? Vengo da Monza, ma abito al villaggio Fark dal 1954. Dall'Algeria, ma abito a Sesto San Giovanni. Cosa fai nel tempo libero? Generalmente gioco, lo impegno così con gli amici. Esco fuori con gli amici oppure passo il tempo giocando con mio fratello. Chi cucina in casa? Mia madre è Emma. Mia madre. Hai mai cucinato? No, non voglio imparare perché preferisco mangiare che cucinare. No, perché non so neanche cucinare qualcosa di cose semplici come le uova. Qual è l'ultima birichinata che hai fatto? Guarda, l'ultima birichinata che ho fatta l'ho fatta bella grossa. Te la racconto perché succede che al villaggio Fai ci sono i furgoncini che portano la scoria su in miniera. E allora questi operai nel tragitto, cosa succede? Che i furgoncini sono davanti. E dietro c'è la macchinetta che spinge. A un certo momento del tragitto, a metà strada, loro si fermano perché c'è una piccola osteria e vanno a bere in questa osteria. Io e degli altri miei amici non abbiamo combinato un bel giorno per poterci permettere di andare a comprare qualcosa, tipo castagna. Siamo andati e gli abbiamo rubato due catene dei vagoncini. Non si sono accorti al primo momento, perché logicamente, essendo in salita, i vagoncini sono appoggiati alla motrice e quando sono arrivati su in cima, che praticamente arrivando nel piano, i vagoncini se ne sono andati per conto suo. Meno male che c'era il fermo, sennò venivano giù addirittura dalla miniera. Sono uscito a scoppiare molti petardi con i miei amici anche dopo il tempo limitato da mia madre. Condividi la camera con qualcuno? Condivido la camera con i miei genitori perché purtroppo abbiamo solo due locali. Con mio fratello. Chi riordina in casa solitamente? Di solito è mia madre. Mia madre perché non c'è nessun altro in casa, mio padre lavora, mio fratello è troppo piccolo e io sono a scuola. Chi lava i piatti in casa solitamente? Sempre mia madre perché è il suo dovere, io sono un maschio, loro non li lavo. Mia madre perché io sono occupato con i compiti. Chi ti mette in punizione più spesso, tua madre o tuo padre? Mio padre quasi mai, mi ha picchiato solo una volta perché l'avevo combinata grossa, ma di solito è mia madre che mi mette in punizione. Mia madre, perché mio padre è bravo, come dico io. Come ti acconci i capelli? Vorrei fare il cappellone, vorrei farmeli crescere bei lunghi, però c'ho i miei genitori che mi dicono che c'è un po' dello zingaro, allora devo tagliare i capelli normalmente. Io invece avanzandomi in mezzo. Qual è la cosa più faticosa che hai fatto nell'ultimo mese? Ma diciamo che lo faccio tutti i mesi. Faccio fatica a studiare, preferisco giocare. Io invece a studiare, ma a studiare comunque matematica, tutte queste materie complicate. Qual è la cosa più divertente che hai fatto nell'ultimo mese? Ma ne ho fatte diverse di cose divertenti, forse fare degli scherzi sono le cose più divertenti, però ne potrei dire tante ma non ne so dire una di preciso, perché è sempre uno scherzo continuo. Giocare a calcio con i miei amici anche tutto il pomeriggio. Quali sono i tuoi capi d'abbigliamento preferiti? Allora, maglietta e jeans consumati, strucciati per terra per far vedere che si sono sbiancati davanti. Jeans e maglietta a maniche corte. Cosa mangi a merenda solitamente? Ma un po' di tutto. Mangio, non so, quello che c'è. Oggi c'è cioccolato che mi ha preparato mia madre. Domani pane, burro e marmellata. Un altro giorno, non so, uno zabaglione, mascarpone. Un po' di tutto. Dipende dalle giornate, come va bene e come va male. Io mangio un po' di tutto, come biscotti, merendine. Comunque sono quello che mangia di più in casa. Ti ricordi alcuni versi di una poesia? Sì, uno
Più di una, però una in particolar modo è il 5 maggio. E il fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, poi non continuo più. 5 maggio, e fossi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia memore, orba di tanto spiro. Chi ti sveglia la mattina? Mia madre, è difficile che mi sveglio io. Mi sveglio da solo con la sveglia del cellulare. Ricevi una paghetta settimanale? Dai miei genitori direi di no, però ho la fortuna di avere degli zii che non avendo figli ogni tanto li vado a trovare, diciamo, una settimana uno, una settimana l'altro e riesco a recuperare qualche mila lire. La settimanale no, perché non è regolare la paghetta, ma comunque quando mi danno dei soldi i miei genitori mi danno 10-20 euro. Stessa cosa i miei zii quando li vado a trovare. Di quanto ammonta? Cosa vuoi fare da grande? Ma io vorrei fare, che mi piace molto, è il cineoperatore, però c'ho anche un'altra attività che mi piace fare. Mi piacerebbe fare l'istruttore subacqueo. Mi sto impegnando con lo studio per diventare un bravo pediatra. Bless. Let's go.